Durante gli scavi nei luoghi sacri di un'antica città, due giovani archeologi, Derek e Margo, insieme al loro giovane amico Moki, si trovarono improvvisamente inghiottiti dalla terra. Quando la nuvola di polvere si posò, si ritrovarono in una sala gigantesca piena di grandiosi resti e oggetti di un'altra civiltà. E lì, in fondo alla caverna, una porta con una scritta misteriosa. Tutti coloro che varcheranno questa porta attraverseranno il tempo. C'è anche un leone! Che nessuno si muova! Immobili! Le funi, presto! Corri, Khalil! Ora! Ehi! Fermati! Buono, su! Stai calmo! Ormai è fatta. Il leone sarà di nuovo in gabbia tra un minuto. Oh no, aiuto! Ah, attento! È troppo tardi! State tutti bene? Niente di rotto? No, ma sono tutto inzuppato. E abbiamo perso il nostro unico veicolo. Posso essere d'aiuto? Volete un passaggio? Dovresti essere un mago. Guarda caso, è proprio quello che faccio. Mi chiamano Enoch l'Incantatore. Il mio spettacolo itinerante è in viaggio verso la più grande città dell'impero caldeo. Babilonia. Babilonia? Proprio così, ragazzi. Stanotte ci esibiremo davanti al re Baldassarre in persona. Il re di Babilonia? Beh, ecco, non ci sarà solo lui. Ha organizzato una festicciola per un migliaio di vecchi amici. Ma vi immaginate? Il re di Babilonia! Forse potrei farvi assumere come servitori per la festa. Trasporterete un sacco di cibo, ma poi mangerete anche un sacco. Questo è il lavoro che fa per me. Enoch, dobbiamo liberarci di Terribulis. È la bestia più cattiva e più selvaggia che abbia mai visto. Potrei vederlo a Babilonia, per la fossa dei leoni dove gettano i criminali. Cosa gettano? I criminali li gettano in una grande fossa piena di leoni affamati. E poi cosa succede? E alla fine i leoni non sono più affamati. E i criminali neppure. È il posto adatto per una bestiaccia come te, Terribulis. Babilonia. Guardate, i famosi giardini pensili di Babilonia. Una delle sette meraviglie del mondo. Uno ziggurat a sette piani. Potrebbe essere quella la torre di Babele. Wow! Guardate! Quello è Daniele il profeta, un uomo molto saggio. Wow, a Babilonia c'è proprio di tutto. Mi sono appena ricordata di una cosa orribile.
Babilonia ha sempre avuto un sacco di nemici. Fu distrutta un paio di volte. Oh no! Non dirmi che siamo arrivati appena in tempo per una guerra. Forse. E siamo nella città che sarà sconfitta. State calmi, ragazzi. Guardatevi intorno. Visto? Nessuno si preoccupa. La vita a Babilonia sembra proprio... Una grande festa dopo l'altra. Non ne posso proprio più, sappilo. È una fatica insostenibile. E poi devo fare tutto da solo. E tu non riesci nemmeno a trovarmi un valido aiuto. E sono sicuro che quei tre non saranno capaci di nulla. Non valgono niente. Ah, invece sì, Sakal. Sono amici miei. Garantisco io. D'accordo, ma questo è l'ultimo favore che ti faccio. E se vi combinate qualche guaio stasera, vi faccio la pelle. Ti faccio io la pelle, Sakal. Oh, mio Dio, il re. È Baldassarre, il re di Babilonia. Secondo te questa coppa sarebbe adatta ai miei ospiti e al mio vino? Voglio roba d'oro e d'argento. Qualcosa di sfolgorante, qualcosa all'altezza di un re. Oro? Argento? Beh, sa, a quest'ora, mio signore, è un po' difficile. Sua maestà, non avevamo preso delle coppe di oro e argento dal tempio ebraico di Gerusalemme? Ma quelli sono oggetti religiosi. Magnifico. È una magnifica idea, sì, sì, davvero. Allora valle a prendere dal magazzino. Voglio conoscere il re. Lo conoscerai stasera. No! Oh. Ciao, re Baldassarre. La perdoni, sua maestà. È un nuovo servitore. Sei licenziato. No, sarò tollerante. Ma fai in modo che non ti succeda stanotte. Una cosa è certa, però. Margo fa sempre colpo nelle presentazioni. No, non mi piace questa storia. Eccole lì. Ehi, sono stupende. Io non sono ebreo, ma so che questi sono oggetti religiosi rubati dal loro tempio. Oh, non ho scelta, non ho proprio altra scelta. Dovrò usarle stanotte per la festa di Baldassarre. Ma è un insulto al loro dio, una profanazione. Grazie, amici. Questo è per lei. Ed ora attenzione! Adesso questa torta al miele scomparirà. Hopla! Avevi mai visto una festa simile? No, mai. Io devo riuscire a parlare col re. Tavolo 701, tavolo 702, tavolo 703. Oh, questi due sono per il re. Questa è la mia unica occasione e glieli portiamo noi. No, non voi due. Oh, no. Non vi state divertendo molto voi due, eh? Il nostro re è certamente il re dei festini. Sì, è di nient'altro. Ha trasformato questo gioiello di città in un vero e proprio carrozzone da circo. È vero, Babilonia potrebbe essere conquistata da un esercito di somari. Oh, il re! Re Baldassarre! Voglio fare un brindisi
al dio dell'oro! Wow! Attenta! Oh, oh no! Finalmente ci si inizia a divertire! Sia lodato il dio dell'oro! Lode il dio dell'oro! E dell'argento! Lode il dio dell'argento! E del lottone! E del ferro! E della pietra! E dell'oro! Oro! Oh. Oh. Oh, guardate! Guarda! Una mano! Una mano! Una mano! No! È sospesa nell'aria! Oddio! Sta scrivendo qualcosa! È una magia! Cosa sta scrivendo? Oddio, salvaci! Oh. 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 Che cosa dice? Che significa? Astrologi, maghi! Mio signore, siamo confusi quanto gli altri. Diglielo tu, Enoch, tu sei un mago. Darò un mantello rosso-porpora e una catena d'oro a chi mi saprà dire che cosa significa quella scritta. Lo nominerò terzo governatore del mio regno. Wow, hai sentito? Dai, forza! Non posso, Moki. Io sono solo un artista da baraccone. Quella scritta è opera di Dio. Solo una persona scelta da Dio può capirne il senso. Qualcuno come Daniele. Figlio mio, chiama Daniele. Madre, chi è Daniele? È un prigioniero ebreo, mio signore. La sua saggezza e le sue profezie erano tenute in gran conto da tuo padre. Oh, sì, Daniele. Mene, mene, tekel, peresh. Queste parole sono state scritte dalla mano di Dio. Baldassarre, tu hai insultato Dio. Hai lodato gli dei dell'oro e dell'argento e brindato a loro con boccali sacri. Io lo sapevo, lo sapevo. Ascoltate il significato della scritta. I giorni del tuo regno sono contati. La sua fine è vicina. Dio dichiara che il tuo dominio è terminato. Tu e Babilonia avete gettato fango sull'onnipotenza del nostro unico e grande Dio. L'ultima parola significa che il tuo regno sarà diviso tra Medi e Persiani e tu, re Baldassarre, presto dovrai morire. Beh, non credo a una parola di tutto questo, ma dategli il mantello e la catena e tutti salutino Daniele, terzo governatore di questo regno, dalla vita breve. L'esercito dei persiani, a un'ora da qui, il re Dario si avvicina alle mura con un esercito! Alla guerra! Io non fuggirò! Se Dario mi vuole, mi troverà nei miei appartamenti! A meno che qualcuno non gli faccia una visitina. Oh! Il re è morto. Questa è la verità, purtroppo. Quindi, Daniele, in qualità di terzo governatore di Babilonia, io direi che dovresti venire con me al Retta alle porte della città per dare il benvenuto a Dario. Forse ci risparmierà. Le profezie di Daniele si erano avverate. Baldassarre era morto per mano di cospiratori malvagi e Dario il Neade divenne re. Il nuovo re tenne in gran conto i consigli di Daniele, il che provocò le ire degli altri due governatori. Intendo riportare la città all'antico splendore. Mi aiuterai, Daniele? Con la guida di Dio lo farò, Dario. Anche noi, re Dario. Allora vi auguro la buonanotte. Al Retta,
Se vogliamo continuare a comandare a modo nostro, dovremo liberarci di Daniele. Sono d'accordo. Dario ha troppa stima di lui. Daniele deve andarsene. C'è qualcuno lì, ci hanno sentiti. Guardie, guardie! Prendeteli! Da quella parte! Seguitemi, l'ho visto fare in un film una volta. Hoppla! Ah! Eccoli! Oh, ho preso una storta. Mi dispiace, questo non succede mai nei film. Dobbiamo nasconderci da qualche parte, presto! Qui dentro, presto! Venduto! Stai molto attento con lui. Terribulis è il più feroce e pericoloso leone mai visto. Un mangiatore d'uomini nato. Bene, ho un posto che farà il caso su. Sono passati 3 giorni e guardatelo, ora sta bene, non gli fa più male. Shh, Daniele sta pregando. Grazie, Moki, ma quando sono in preghiera niente può disturbarmi. Margo vuole uscire di qui, pensi che sia rischioso? Non c'è da temere. Nebizia e Arret non vi hanno neanche visto quel giorno, era troppo buio. Senti, perché non fai qualcosa a quei due tizi? Te l'abbiamo detto che vogliono eliminarti. Apprezzo molto il tuo interessamento, Moki, ma Dio mi proteggerà. Intanto, Dario ha bisogno di loro e di me, a quanto pare. Devo andare. Ehi, ragazzi, guardate! Un tipo losco sta seguendo Daniele! Andiamo, forza! Mi spiace, ma Daniele non fa mai niente di male. Prega addirittura 3 volte al giorno. Allora noi renderemo la preghiera un reato. Cosa? Sì, convincerò Re Dario a firmare una legge. Per 30 giorni nessun uomo potrà chiedere niente ad alcun dio o uomo eccetto Re Dario. Chi violerà la legge, chi pregherà, per esempio, sarà gettato nella fossa dei leoni. Sono davvero degli esseri spregevoli quei due. Eccoli lì, guardie, guardie, fateli prigionieri. Forza, da qui si va ai giardini pensili. Eccoli laggiù! Quindi tu dici che per 30 giorni nessuno potrà chiedere favori a nessuno, escluso me? Sì, in segno di rispetto per voi, nessuno dovrà sacrificarsi ad altri dei o uomini. Chi infrangerà la legge sarà colpevole di mancato rispetto verso di voi e la vostra autorità. Ma possiamo farlo davvero? Certo, Sire. E come punizione daremo i colpevoli in pasto ai leoni. Oh! Mancato di nuovo! Oh! Il sigillo reale, Sire. Questa legge ora è irrevocabile. La tua legge mi onora immensamente, Nebizza. Ti ringrazio. E io ringrazio voi. Lasciamo perdere. Sì, ne ho abbastanza per oggi. Sì, sono a conoscenza di quella nuova legge, ma pregherò lo stesso il mio Dio. È proprio questo che vogliono, perciò prega di nascosto. Non vicino alla finestra, perché potrebbero vederti. Vedi, Moki, io sono orgoglioso del mio Dio. Non vedo perché dovrei adorarlo di nascosto. Ma per salvarti la vita. Non muoverti, sei in arresto. No, Daniele no. Lui no. La legge è la legge e deve essere rispettata, Sire, anche dai sovrani. Non temere per me, Dario. Il mio Dio mi proteggerà. Ne sono sicuro, così come sono sicuro che ti sei pentito di aver firmato quella legge. È vero. Tornerò qui all'alba.
Gettatelo dentro! Oh, oh, oh! Oh, oh no! Daniele! Lo divoreranno in un sol boccone. Quei leoni non mangiano da settimane. Oh, Signore, è il tuo servo che ti parla. Manda un angelo a proteggermi, così potrò continuare a diffondere la tua fede e a pregare per te. Sia lodato Iddio, sono protetto da un angelo del Signore. Aprite la fossa! Muovetevi! Daniele! Daniele! Oh, Daniele! Non si muove. È morto. Si sta risvegliando. Si è addormentato con i leoni. Daniele, che tu sia benedetto. Guardie! Arrestate i governatori Nebizza e Arret. Portateli qui. Vedremo se Dio aiuterà anche loro. Daniele, neanche un graffio. Mio adorato Daniele. Il tuo sì che è un vero Dio, un artefice di miracoli. Allora diffondi la sua parola, Dario. Racconta a tutto il tuo popolo della grandezza del Dio di Daniele. E fai che la parola di Dio si trasmetta per tutto il tuo regno. Ti assicuro, lo farò, Daniele. Te lo prometto, lo farò. Lode a Dio. Lode a Dio. Non dimenticherò mai questo giorno. Ora, purtroppo, devo proprio andare. Anche noi dobbiamo andare. Forza, Nocchi. Arrivo. Wow, che branco di leoni affamati! Oh, 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 aiuto! Oh, oh. Oh, aiutatemi! Grazie! Quel leone voleva fare uno spuntino con me! Ma non sa che sono indigesto. E così Re Dario emanò un decreto affinché il suo popolo rispettasse e adorasse il Dio di Daniele. Poiché lui è il Dio vero e il suo regno durerà in eterno. Egli dona e salva e manda i suoi segni e i suoi miracoli in cielo e in terra. E fu lui a salvare Daniele dal potere dei leoni.